Dottore Bonetti, qual è soluzione per l'ospedale di Canichetti, soprattutto per il reparto, quello di pronto soccorso? Noi abbiamo una situazione che effettivamente richiede interventi urgenti. Abbiamo già previsto alcune attività che abbiamo pianificato insieme a tutti gli altri presidi ospedalieri e insieme alla direzione strategica e sono legati alle assunzioni che intendiamo fare in tempi più brevi possibili, utilizzando delle graduatorie già esistenti su posti in pianta organica che avevamo precedentemente in pianta organica, che sono stati confermati con la nuova pianta organica. Quindi abbiamo iniziato a mandare i telegrammi per assunzioni per il pronto soccorso. Ma il secondo intervento che stiamo prevedendo è quello di fare assunzioni presso altre unità operative che hanno discipline equipollenti a quella di medicina e chirurgia accettazione e urgenza, quindi per il pronto soccorso, sono tutte le medicine, la gastroenterologia, la pneumologia, le chirurgie, e tutto questo ci potrà consentire di sostenere i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli ausiliari di pronto soccorso con il contributo di altre unità operative che in un tempo, in un transitorio più o meno lungo, più o meno breve, speriamo che sia relativamente breve, sosterranno l'attività di pronto soccorso, ma non tramite un solo reparto, tipicamente la medicina interna, che si è ad oggi resa disponibile per fare dei turni di pronto soccorso, ma con tutte quelle unità operative che in realtà, avendo dei professionisti adeguatamente preparati e potendo sostenere la loro attività senza metterle in crisi, non possiamo mettere in crisi una chirurgia perché è essenziale in un processo assistenziale complessivo. Noi cercheremo di utilizzare però, implementando la presenza di operatori di tutte le discipline dell'ospedale e degli ospedali, degli altri ospedali della provincia di Agrigento, cercheremo di implementare e di sostenere l'attività di pronto soccorso che obiettivamente in alcuni presidi abbiamo ritenuto che quello di Canichetti sia quello più critico, hanno oggi una situazione di difficoltà che viene sostenuta con grande senso di responsabilità e con grande professionalità dagli operatori, però ci rendiamo conto che i numeri devono essere rispettati, i turni vanno coperti e dobbiamo riuscire a farlo in tempi relativamente brevi. A questo ovviamente si aggiunge il fatto che il periodo estivo è notoriamente un periodo più complicato e abbiamo una tensione, uno sforzo per il pronto soccorso che è particolarmente rilevante. Viene da Palermo, gli ospedali di Palermo sono dotati di più sale operatorie, come sa l'ospedale di Canichetti invece è una sala operatoria che condivide con la ginecologia. Ce n'ha un paio, sicuramente, però sono quegli interventi strutturali che non si possono fare nel giro di settimane. Dobbiamo pianificare correttamente l'attività. Spesso l'attività avviene, quando avviene in urgenza, avviene in qualunque ora del giorno e dobbiamo essere in condizione di farla, ma soprattutto dobbiamo anche dare spazio alle unità operative chirurgiche per fare attività in elezione e lì dovremmo capire come meglio pianificare l'attività di sala operatoria, facendo dei turni che potranno coprire anche il pomeriggio per esempio. Quindi dobbiamo riuscire a pianificare l'attività di sala operatoria in maniera virtuosa. Chiaramente la presenza dell'ostetrice ginecologia porta a urgenze anche di natura ostetrica e quindi questo determina in alcuni casi una criticità. Ma la criticità cercheremo di evitarla per quanto è possibile con la presenza di un numero adeguato di anestesisti cosiddetti emergenti, cioè in condizione di intervenire in condizione di urgenza.